E allora quante, a quanti livelli sono le realtà che è davvero sotto casa nostra di fatto sono da conoscere e da approfondire anche nelle proprie competenze, nelle proprie qualità? E allora io sono particolarmente contenta di andarvi a presentare un'altra bellissima realtà, prestigiosissima, che appunto è quella della Corale Luigi Gazzotti. Allora do il benvenuto a Carlotta Scagliarini, che è corista, a Giulia Manicardi, che è direttore del coro Gazzotti, e ad Alberto Castelli, che è presidente invece dell'associazione corale Luigi Gazzotti. Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Insomma, io ho detto vi vado a presentare, in realtà voi naturalmente siete una tra le più note ed apprezzate realtà della nostra provincia, ma non solo. Insomma, Modena vi conosciamo molto bene, ma non solo, perché insomma davvero voi avete occasione di portare questa vostra presenza e questa vostra attività in tantissime occasioni. Noi prendiamo spunto dall'appuntamento di questa sera, che appunto è un concerto, non a caso avviene il 22 di novembre, giorno di Santa Cecilia, che è patrono della musica, vero Castelli? Insomma, certamente. Partiamo da qui, da questo appuntamento. Sì, è un appuntamento che si rinnova già da alcuni anni, è un'idea che è stata elaborata qualche anno fa, di festeggiare esattamente nel giorno di Santa Cecilia, che in tutta l'Europa viene tradizionalmente dedicato alla musica, ogni anno con un concerto a tema, quindi con una particolare impostazione, e lo stiamo portando avanti con soddisfazione, con tanta fatica, come sono tutte certo. queste cose, ma anche con degli ottimi risultati. In particolare questa sera, non so se è il caso di parlarne subito, ma poi comunque... Allora, subito intanto diamo gli elementi fondamentali per poter assistere naturalmente a questa esibizione, a questo concerto. Quindi questa sera, venerdì 22 alle ore 21 presso la Chiesa di Gesù Redentore a Modena. Tra l'altro voi vi siete già esibiti all'interno di questo contesto, proprio anche in occasione del concerto di Santa Cecilia, proprio se non sbaglio. Che serata sarà allora? Partiamo. Ma è una serata molto particolare, festeggeremo una particolare coincidenza, 100 anni fa, esattamente il 22 di novembre, 100 anni fa, è nato Benjamin Britten, che è un compositore inglese di alto livello, il cui centenario quest'anno è stato un pochino oscurato, anche forse giustamente, insomma, dai bicentenari di Verdi e Wagner, di cui abbiamo parlato tutti, a cui anche noi come associazione, come coro, abbiamo partecipato. Ci sembrava interessante proporre anche quest'autore, che viene eseguito non moltissimo in Italia, che in realtà ha veramente grandi meriti, e sarà quindi un'occasione abbastanza particolare. Accosteremo a musiche sue, che poi è un ciclo corale molto noto, forse il suo più noto, è Sermon Carols, e due autori coevi, che sono Barber, americano, di cui eseguiremo la Newsday, un pezzo molto noto, molto complesso anche per il coro, e nella seconda parte i Salmi di Bernstein, che sono brani veramente di grande interesse, anche questi poco eseguiti in Italia, con degli organici un po' particolari. Tra l'altro accoglieremo una voce bianca, un bambino molto bravo, veramente un grande musicista in erba, che penso sarà una piacevole sorpresa anche per tutto il pubblico. Ecco, proprio abbiamo selezionato un'esibizione proprio all'interno della chiesa, appunto, che stasera vi ospiterà. Allora, direttore Manicardi, entriamo un po' nel merito di questo programma. Sì. Insomma, a questo programma vede un organico particolare, perché avremo insieme al coro un organista che userà tra l'altro l'imponente e importante organo della Chiesa di Gesù Redentore, un organo sinfonico che ospita spesso concerti di grandi organisti. A questo viene affiancato l'arpa, che verrà questa sera suonata dal maestro Davide Burani, all'organo ci sarà il maestro Andrea Berardi, e i Salmi di Bernstein prevedono anche l'utilizzo delle percussioni, quindi è un organico strumentale molto particolare, inconsueto, diciamo, a cui poi si aggiunge il coro, e ci sono parti solistiche che vengono fatte all'interno del coro, e appunto questa voce bianca e questo bambino che ha 11 anni, tra l'altro viene da Trieste, è una scoperta nostra, e
sarà una vera sorpresa per il pubblico, perché sono proprio Bernstein scrive appositamente per un solo di ragazzo, per cantare il Salmo di Davide, insomma. E nello specifico, appunto, queste musiche rappresentano bene comunque l'evoluzione anche vocale, corale, che c'è stata anche nel Novecento, per cui c'è un aspetto molto importante della polifonia. Tra l'altro i brani di Britten sono per coro femminile, suddiviso, quindi si ascolteranno davvero degli impasti sonori molto particolari, quindi il coro femminile con l'arpa, il coro misto con l'organo, le percussioni e l'organo sinfonico, e poi invece un grande brano per coro solo a cappella, suddiviso addirittura a 10-12 voci. Quindi questa sera nell'arco di un'ora si possono ascoltare tante cose diverse, ecco. Sarà un'esibizione per orecchie già abituate, già vicine a questo genere, oppure no? Insomma, ci sarà la possibilità di avvicinarsi anche a questo genere musicale? Io credo che sia comunque un repertorio di forte impatto. Quindi se da un lato è apparentemente complesso in alcune sue scritture, però abbiamo già visto che questo repertorio, dato che li abbiamo eseguiti alcuni anni fa, ha suscitato grande entusiasmo anche in un pubblico non avvezzo. Sì. E quindi crediamo che sia comunque una bella scommessa, ma ci ripagherà. Io credo che lo spettatore rimanga comunque colpito da questa varietà anche. Esatto, anche dalla complessità, sì, insomma, sì, di cui sì, ci ha parlato fino adesso, sì, insomma, sembra, esatto, proprio di capire. E allora, Carlotta, tu che sei corista, sono anche curiosa di capire come ci si possa così avvicinare a una realtà qual è quella del coro, insomma. Tra l'altro tu sei giovanissima, chiaramente, quindi è ancora più interessante capire come davvero non sia un genere precluso, ad esempio, sì, alle nuove generazioni, esatto, adesso senza necessariamente ricordare anche, appunto, le cori e le voci bianche, insomma, esatto, i bambini che si esprimono in tal senso. La tua esperienza com'è nata? Come ti sei avvicinata al coro? Beh, diciamo che io avevo iniziato questa passione per il canto già dalle elementari, perché facevo parte del coro delle voci bianche della scuola. Sì. E poi è stato appunto la sede dove ho conosciuto Giulia, il maestro Manicardi, sì, e perché ci accompagnava nei concerti come pianista. E da lì poi in realtà ho iniziato un rapporto più stretto con lei, in quanto mi ha insegnato un po', ho preso lezioni di pianoforte e poi pian piano sono andata ad assistere ai primi concerti del coro e devo dire che mi è, insomma, nata questa voglia di provare. E quindi circa a fine 2010 sono entrata a far parte del coro e devo dire che subito è stata un po' un'esperienza, diciamo, pure destabilizzante, anche perché sono arrivata in un momento un po' particolare, in quanto erano in corso le prove di Traviata. Sì, quindi insomma non necessariamente un testo, insomma, semplice, esatto, con per cui confrontarsi, giusto? Mi sono ritrovata in mezzo a persone anche molto ben amalgamate fra, sì, loro, anche a livello proprio vocale, per cui per me è stato un impatto molto forte. E però, nonostante questa sensazione iniziale di smarrimento, pian piano, anche con l'aiuto dei miei vicini di sezione, ho imparato ad avvicinarmi anche a generi e a compositori per me anche nuovi. Certo, certo. Presidente, insomma, c'è un po' dietro questa attività vostra anche l'idea, l'ambizione forse di creare una sorta di festa della musica a Modena, è vero? Sì, sì. Che significato avrebbe? Che cosa potrebbe essere questa festa? Ma tutte le feste sono anche, danno la possibilità di creare, di inventare situazioni. Noi abbiamo sfruttato questa occasione e intendiamo sfruttarla anche nel futuro proprio per fare delle proposte non convenzionali, alternative, che mettono anche la musica al centro, oltre all'esibizione del coro. Anche il discorso del programma, che anche nelle altre edizioni era studiato con delle specifiche
delle particolarità proprie. Ad esempio, la prima edizione noi l'abbiamo inaugurata con sulla musica spagnola, eseguendo il romanzero gitano di Castelnuovo Tedesco, che direi forse a Modena non era mai stato eseguito, che è un brano per coro e chitarra, ad esempio, grande successo anche all'epoca. Ci teniamo molto, ci siamo ritagliati nella produzione, che non è solo questa del coro, che noi facciamo tante cose, tante attività durante l'anno. Abbiamo cercato di ricavarci uno spazio che fosse proprio anche una festa, nel senso della proposta, del regalo alla città, e per poterci anche ritagliare dei repertori non usuali, di cui penso poi il pubblico abbia anche bisogno. Il pubblico non è così conservatore come si crede, cioè, secondo me è un po', soprattutto a Modena, dove comunque c'è una cultura abbastanza diffusa per la musica, ci sono tante persone che poi sono disposte anche ad avvicinarsi con curiosità a cose che non conoscono e a fare delle scoperte, insomma. Quanto si può osare nella musica, nel proporre musica? Perché insomma anche proporre brani che ad esempio sul territorio non erano stati mai eseguiti e aspettarsi anche una risposta positiva da parte di quello che lei riconosce essere un pubblico comunque favorevole, attento anche al nuovo, però comunque il nuovo in sé rappresenta chiaramente un rischio anche per una realtà come la vostra. Cosa significa? In questo do una mia opinione molto personale, secondo me si può usare senza limiti. Io ho un po' quest'idea. È chiaro che nell'osare c'è un rischio, insomma, però c'è anche il rischio nel ripetere continuamente in modo felice sempre le stesse cose, perché e poi il pubblico comunque si educa da solo anche all'ascolto. Io posso dire che nell'altra esperienza di produzione, che è stato il Festival Luoghi Sacri del Suono, che noi abbiamo realizzato per 15 anni nell'estate modenese, partendo in un'epoca in cui la città, ad esempio d'estate, aveva un centro storico sostanzialmente vuoto, per qualche verso anche pericoloso. Mi ricordo c'era una zona della città che erano molto problematiche, poco vissute. Io mi ricordo che già da subito noi avevamo detto proviamo questa esperienza, organizziamo un festival che occupi i luoghi storici del centro, soprattutto le chiese, però non facciamo sconti, cioè non cerchiamo per forza di accaparrarci il consenso del pubblico con delle scelte, facciamo delle cose in cui crediamo, ospitiamo degli artisti che portino anche della novità, e questo devo dire che nel tempo ha cresciuto, ha avuto un successo crescente, ma già dall'inizio c'è stata una risposta positiva. Io penso che il pubblico si renda conto della buona fede anche delle proposte, cioè capisca che non si fa una cosa così per sfoggiare competenze, ma si fa proprio per l'amore di proporre ad altri cose che si amano, e sperando che ci sia comunque un riscontro e un consenso, insomma. Direi che in questo possiamo dire che abbiamo avuto delle ottime risposte. Anche gli artisti che abbiamo ospitato negli anni hanno sempre avuto parole di elogio nei confronti del pubblico della città, che normalmente viene descritto come conservatore molto, invece insomma, può non essere. Sono un po' cliché, un po' da rivedere, secondo me. Sì. Direttore Manicardi, ti ritrovi in questa lettura del presidente, insomma, anche la scelta dei brani, anche il modo di proporre i brani, insomma, significa fare cultura, diffondere cultura della musica, quindi al di là di una serata, di un evento in sé, insomma, il vostro lavoro in realtà va molto oltre, sia nel tempo che nelle finalità, diciamo. Io mi ci ritrovo totalmente, spesso quando parlo anche in altre realtà con colleghi c'è comunque sempre la curiosità per questo. Io trovo che sia un bellissimo laboratorio dentro a questa città. E non a caso io dico sempre c'è comunque una direzione musicale, ma c'è uno staff, c'è un gruppo di persone, tra l'altro con giovani con idee creative, e questo si è sempre dimostrato appunto all'interno del festival e all'interno delle proposte. Io per prima come musicista mi sento molto gratificata e molto stimolata nel elaborare con loro questi repertori, e devo dire sottolineo la grandissima duttilità di questo coro, che comunque ha una disponibilità
disponibilità totale nel mettersi in gioco in questi repertori. Non è una cosa da poco, perché noi potremmo essere convinti di questa nostra idea, ma se poi non avessimo un gruppo di persone che realmente riescono poi a realizzarlo, quindi c'è un lavoro di squadra davvero completo. E questo credo che si senta, cioè si senta in concerto, si senta nelle proposte che facciamo, ed è credo un grande punto di forza, perché appunto possiamo proporre Britten come Mozart, come che faremo Traviata tra poco, esatto. Ecco, ma con lo stesso entusiasmo, non c'è mai un calo di tensione. Sì, sì. E questo è perché reciprocamente abbiamo lo stesso entusiasmo nel fare queste cose. Ma questo è un impegno, una storia che tra l'altro, voglio dire, parte davvero da lontano, perché accidenti. La Corale nasce nel 1923, quindi insomma, e vi ha portato fino ad oggi, tra l'altro accompagnando anche artisti di fama internazionale. Sì. Insomma, adesso noi rivendichiamo un po' l'origine modenese, sì, di questa corale, ma in realtà il patrimonio che voi rappresentate davvero ha raggiunto livelli molto molto alti. Ci sono proprio esperienze importanti, sì, nel vostro passato recente. Ci sono esperienze molto importanti, ci sono collaborazioni con orchestre. Diciamo nel più recente passato abbiamo collaborato con orchestre straniere, con orchestre ad esempio della città di Bologna, con l'Accademia Filarmonica, con cui io collaboro, e quindi anche questo è sempre molto, è un discorso molto elastico, quello, sì, di accogliere e di prestarsi reciprocamente. Collaboriamo con cantanti attivi a livello internazionale nel campo della musica barocca, classica, della lirica, sia appunto in produzioni di lirica che in produzioni di musica da concerto. E in questo senso abbiamo potuto anche continuare a alzare il livello, ma se pensiamo che negli anni 50 questa associazione comunque incideva per la radio poteva andare all'Accademia Chigiana, ospitare comunque collaborazioni con direttori e cantanti importanti, insomma va rispettata anche questa grande storia, e quindi cerchiamo anche in questo di proseguire in questo senso, sì, naturalmente. Carlotta, quando ti sei trovata appunto in queste situazioni oppure a contatto appunto con questi artisti di fama internazionale, innanzitutto ti chiedo se c'è qualche episodio che ricordi in maniera particolare, in senso positivo o anche negativo, perché no? Magari troppa tensione, troppe pretese, troppe richieste, raccontaci un po'. Beh, sicuramente, visto che è una cosa freschissima, mi viene in mente quando abbiamo partecipato ai concerti dell'amicizia per raccogliere fondi per le zone terremotate, sì, e abbiamo avuto questa importantissima collaborazione col maestro Muti a Ravenna, esatto, e a Mirandola. È stato a luglio, sì, lo scorso luglio, e devo dire che anche lì è stato un bel impatto, sì, nel senso che magari ognuno di noi si era fatto un'idea vedendo semplicemente questa persona dall'esterno, non avendoci mai avuto niente a che fare, sì, e poi in realtà quando siamo arrivati là la mia impressione almeno è stata quella di aver trovato una persona che ci ha molto aiutato a entrare proprio nel vivo dei brani e ci ha proprio spiegato come noi dovevamo interpretarli per far sentire anche al pubblico le emozioni che Verdi, in quel caso, perché è stato un repertorio verdiano, sì, voleva trasmettere. Sì. E quindi grazie alla preparazione e alla professionalità di questo grandissimo maestro siamo riusciti a fare questa esperienza veramente importante. Eh sì, perché anche il lavoro di preparazione è molto importante, faticoso, significativo. Come ci si prepara a un concerto? Adesso, ovviamente senza entrare nel merito, certo, della tecnica, dello specifico, ma voi, che tra l'altro tanti di voi che sono all'interno del coro siete giovanissimi ragazzi, sì, tra i 20 e i 30 anni, insomma ce ne sono parecchi, come vi preparate emotivamente soprattutto a impegni così importanti?
importanti, così grandi? Beh, diciamo che nel nostro caso specifico la cosa molto positiva è che il nostro direttore cerca sempre di spiegarci un po' il contesto e la storia del compositore, giusto appunto per quel discorso di cui parlavo prima, cioè di entrare proprio nel pezzo e trasmettere al pubblico le emozioni. E poi dal punto di vista emotivo ci sono molte prove e durante le quali devo dire non c'è solo proprio la prova in sé, ma anche il fatto di uno scambio proprio tra noi coristi a livello umano, certo, proprio una condivisione, certo. E appunto il fatto che ci siano persone che vanno dai 20 ma anche fino agli 80 anni per me è stato un notevole arricchimento, perché certo, il fatto di poter scambiare esperienze con persone che hanno un vissuto totalmente diverso dal mio. Eh certo, un'età anagrafica ma anche un vissuto, sì, diverso, accomunati voi appunto da questa passione, sì, che è la musica. Direttore, eseguire musica significa trasmettere musica, trasmettere conoscenze e passione, sì, per la musica, questo è un po' quello che fate, insomma, è davvero un compito alto, perché significa tutelare e conservare quello che è un nostro grandissimo patrimonio artistico, insomma. Sì, quello che diceva lei è vero. La prova di sala è qualcosa di molto intimo per un gruppo così che si ritrova. Ripeto, non dimentichiamo che sono a livelli diversi, però tutti amatori. Però sottolineo sempre che questo è uno di quei casi italiani, ma poco italiani per certi aspetti, dove un gruppo di amatori può essere davvero avvicinato come livello al professionismo. Quindi grande merito a questa dedizione, a questa passione, perché non dimentichiamo che fanno costanti prove di sala, due se non tre alla settimana, regolarmente, in cui c'è un lavoro da professionisti, nel senso che io li tratto comunque in questo modo, perché sì, è una questione di, io credo, di rispetto. Certo. E quindi c'è un discorso sulla tecnica vocale, sullo studio della partitura, e credo che sia importante sempre appunto renderli partecipi dell'importanza del repertorio che stanno eseguendo, di quello che andranno a fare in pubblico, del rapporto con l'esterno. E proprio dell'importanza di quello che significa comunque comunicare con il pubblico questa esperienza. E devo dire che in questo senso poi il pubblico ci segue. E a proposito di giovani, mi piace sottolineare, il nostro pubblico è molto trasversale, per cui è un pubblico che viene da fuori Modena, è giovane, è creativo, e anche in questo credo che sia un grande risultato. Certo, Presidente, chiudiamo con le dolenti note, tra virgolette, perché insomma questo compito così alto, così importante, viene condotto oggi, diciamolo, anche sempre con maggiore fatica, perché insomma lo sappiamo, quando si parla di cultura, di arte, paradossalmente nel nostro paese così ricco e così fondato su questo grande patrimonio, bisogna fare i conti con tante difficoltà, soprattutto in questo momento. È davvero così significativo questo sì, momento, dal punto di vista anche della capacità di mantenere questa lunga tradizione come può essere quella, sì, è sempre, di una corale? Sì, è complesso, lo è sempre stato, oggi lo è ancora di più. Ci sono, sì, chiaramente, qua abbiamo parlato giustamente d'arte, ma poi l'arte deve anche essere gestita, per certo, gestirla servono comunque dei fondi. Noi abbiamo un'organizzazione che è basata esclusivamente sul volontariato, ma abbiamo in ogni caso dei costi, delle spese, degli investimenti che sono paragonabili a quelli di una piccola azienda, certo, alla fine, anche se le persone abbassano chiaramente i costi prestando prevalentemente la propria attività per passione. I fondi per la cultura oggi a tutti i livelli sono diventati veramente una,
un problema. È un problema che è sentito dalle grandi istituzioni, come dalle piccole realtà, come può essere la nostra. Noi cerchiamo di combattere, insomma, di essere un pochino all'attacco, come forse si dovrebbe fare in momenti di crisi. Cerchiamo di comunque di realizzare delle cose, di non abbassare il livello, di non diminuire anche la quantità delle proposte, sempre con maggiore difficoltà. Insomma, qui bisogna anche dare atto a tante persone all'interno del coro che davvero lavorano a volte in modo un po' ingrato, perché non tutte le cose ricevono la soddisfazione dovuta. Insomma, in questo luogo mi sembra proprio di poter ringraziare tutte le persone che nel coro si occupano anche delle cose più materiali, certo, insomma, certo, che sono comunque importanti per poter poi presentare un prodotto artistico di qualità. E anche all'interno della città, istituzioni o personalità che comunque ci aiutano, dall'assessore Alperoli, voglio dire pubblicamente, che comunque ha sempre avuto un'attenzione particolare, sì, per noi, è un'attenzione un'attenzione diciamo anche pratica, concreta, certo, ci ha seguito nelle attività, tutte le istituzioni, la fondazione che in genere ci dà una mano dal punto di vista economico, mi viene in mente Franco Cosimo Panini Editore, sì, che per il concerto di stasera ha dato un contributo e aiuta anche in modo molto diretto la nostra attività, così come i luoghi che ci accolgono. Vorrei dire proprio un parola di ringraziamento particolare per la comunità e la parrocchia di Gesù Redentore, sì, che sì, stasera ospita il concerto, perché raramente noi abbiamo trovato nei luoghi di culto, insomma, un'attenzione così profonda anche ai fatti, sì, della musica. In, sì, genere c'è sempre qualche piccola contraddizione, invece nella figura di Don Marco, ma in tutte le persone che si occupano di quella magnifica comunità, abbiamo avuto un'accoglienza notevole. Ci piace anche mettere in evidenza questo luogo, esatto, che ha delle, esatto, caratteristiche particolari. Tra l'altro, insomma, davvero molto particolare, insomma. Sì. È bello perché quando la lista dei ringraziamenti è lunga, significa che davvero tanti sono i soggetti, le persone, le istituzioni, sì, che davvero, credendo nella qualità del lavoro condotto, insomma, si mettono avanti in prima persona. Ho detto chiudiamo con le dolenti note. No, non è vero. Voglio chiudere ricordando l'appuntamento di questa sera a partire dalle ore 20. All'interno della chiesa di Gesù Redentore, l'opportunità bellissima di ritrovare, per chi già conoscesse naturalmente la vostra attività, ma anche di conoscere quella che è il coro, appunto, Luigi Gazzotti, questo grande patrimonio, perché crediamo conoscere significa poi naturalmente amare e sostenere. Allora, in bocca al lupo per questa sera, per tutti quanti voi, grazie per il vostro, grazie, contributo e del vostro lavoro. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa, poi proseguiamo.